Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale. Come potete vedere siamo tornati con Gran Turismo 7 nella modalità circuiti mondiali. Allora, partiamo con una bellissima gara all'autodromo nazionale di Monza, World Touring Car 800, quindi dedicata alle GT3. Anche se in realtà qui vi fa scegliere anche le autostradali, ma credo che non abbia senso, almeno per il mio punto di vista non ha senso. Usano le GT3, andremo a utilizzare una GT3, anche se questa in realtà non è una GT3, ma è nel gruppo 3. Gran Turismo continua a ragionare in questo modo perché ha questa mentalità con il fatto del bilanciamento prestazioni. Bilanciamento prestazioni che in queste gare non esiste, vedete c'è scritto no. Naturalmente nell'online c'è, perché non avrebbe senso far correre un'auto del 99 contro un'auto GT3 del 2018, del 2020, perché ne esci morto. Allora, la nostra auto è stata potenziata con il turbo compressore a regimi medi, che ci fa guadagnare la bellezza di 250 cavalli. Io ho provato a utilizzare quest'auto, come anche la nuova Subaru BRZ aggiunta con l'ultimo aggiornamento. E se mi fai andare su... Non va, raga, l'ho pronto. Ok. E vedete, la BRZ GT300 del 2021, che di base ha 485 cavalli. Ho provato sia difficoltà normale che difficile con entrambe le auto, quindi Subaru e Nissan, raga, è impossibile arrivare primi, anche a normale. Se tieni l'auto stock, io almeno, ragazzi, non ci sono riuscito, fatemi sapere voi come avete fatto. In questo caso andremo con la difficoltà normale con l'auto potenziata, perché già ho poco tempo per registrare video, lo sapete, avete visto sul canale, è uscita pochissima roba perché non ho tempo, raga. Ho trovato impiego fisso, quindi lavoro praticamente tutti i giorni. Sabato mezza giornata, domenica sono a casa. Ho dovuto purtroppo sprecare, tra virgolette, il weekend, perché ho assemblato il nuovo PC. In realtà mi sono fatto aiutare, e anche col fatto di reinstallare tutti i programmi ho perso un weekend, quindi tempo per registrare video non ce n'è stato. In generale, comunque, qualche giorno prima di assemblare questo PC e reinstallare tutti i programmi, l'ho provata più e più volte questa gara con quest'auto e con la Subaru stock, difficoltà normale difficile. Ho perso solo tempo e non sono riuscito a registrare neanche un tentativo buono, quindi proviamo così in questo caso. Auto potenziata con turbo, regimi medi con gomme medie. E proviamo. Adesso sono anche fuori allenamento, raga, perché non sto giocando un cazzo. Ripeto, i video che avete visto sul canale erano tutti pre-registrati. Ho fatto del PC nuovo, mi sono giocato il weekend per assemblare e installare tutti i programmi. Occhio. Gara, boh, l'ho provata nei giorni scorsi, ma con l'auto stock, almeno con queste due auto, sia normale che difficile, infattibile, raga. Tra l'altro quello in prima posizione, la madonna, non frena un cazzo. Quello in prima posizione usa una Viper GT3. Sapete quanti cavalli ha la Viper GT3? 680, poco più, poco meno. Cioè, rispetto alla mia, che di base ne ha 490, ha quasi 200 cavalli in più. No, in realtà questa ne ha 505. Vabbè, cambia poco. Cioè, capite che quasi 200 cavalli in più rispetto a questa. E 200 cavalli in più per quanto riguarda la Subaru, quella dell'ultimo aggiornamento. Bilanciamento prestazioni non c'è. Capite subito che è infattibile, raga. Adesso mettiamo un po' su economica, perché vedo che i giri restanti da 3, abbiamo 10 giri da fare. Quindi questi sono i problemi che ho avuto in questo periodo. PC, lavoro, tutte ste cazzo di gare che parti ultimo, devi recuperare 60 secondi. Ho perso tantissimo tempo. Adesso cerchiamo di rimetterci in carreggiata, perché vorrei continuare a fare YouTube e mi piace fare YouTube. Vorrei continuare. Minchia, tagliato un po' BMW. Vabbè, ci sta, se uno va lungo. Chissà se hanno messo la possibilità di utilizzare le vie di fuga, nel senso che il gioco non ti riposiziona, che sarebbe una buona aggiunta secondo me. In realtà, se uno va lungo, gli usa la via di fuga. Dove cazzo deve andare? Occhio.
attaccare un po' prima lì. L'auto a livello di stabilità è completamente rovinata avendola potenziata, ma purtroppo è così. Se vuoi utilizzare queste auto in queste gare, tutte le gare con auto GT3, devi farlo, perché la prima posizione guida una Viper, ripeto, ha 680 cavalli, cosa ne ha 505 di fabbrica, capite che c'è un divario di 180 cavalli, raga, cioè non puoi farci un cazzo. Questo si poteva fare meglio. Sono curioso di vedere quanto ci mette a renderizzare un video questo nuovo PC. Purtroppo, da quando l'ho assemblato, questa è l'unica occasione di registrazione, quindi ancora non ho provato. Mi aspetto un enorme passo in avanti, eh. Passare da un i7 3770 a un i7 12700, cazzo. KF, non ha la scheda video integrata. Pure fuori allenamento, perché non sto giocando un cazzo, raga. I video sul canale erano tutti pre-registrati. E poi ne avete visti pure pochi, eh. Uno ogni tre giorni, raga, non c'è stato tempo di fare nulla. Calcolate. Che l'ha staccata. Vorrei riprendere anche a fare live. E poi ci tengo anche a precisare, vabbè, adesso da quando è uscito GT7 ho fatto un botto di iscritti, quindi magari molti non lo sanno. E io facevo 3 video a settimana. Da quando è uscito Gran Turismo ho iniziato a farne anche 2, o almeno 1 al giorno. Capite che da 3 video a settimana a 1 al giorno cambia. Non sarà sempre così, Cioè, è stato, in realtà lo è ancora, il periodo di Gran Turismo 7. Sto giocando solo a questo, e quindi ancora escono video così. Ma prima o poi riprenderemo con 3 video a settimana, Sì, ho tempo anche di fare live. Vorrei riprendere in mano anche altri giochi, tipo Battlefield. Da quant'è che non sparo a delle persone? Detto così sembra strano. Purtroppo manca il tempo, il discorso è quello. Sfruttiamo la scia. Occhio alla staccata, non vedo i cartelli. Chi ha giusti giusti. Manuale sequenziale a quest'auto, vedete con la mano. Ancora non hanno risolto l'animazione, però. Cioè, tipo, tu arrivi a una staccata, tipo siamo in sesta, mo. Scalo, arrivo in seconda, quello sta ancora lì a cambiare. Adesso si nota meno su quest'auto perché la visuale è alta. Ripeto, comunque, l'auto completamente rovinata con questa modifica. Ma raga, lo devi fare per forza. Cioè, se vuoi usare queste auto, che nella realtà non sono nella categoria GT3, Gran Turismo ormai ha questa mentalità che fa i miscugli, capito? Gruppo 3, per esempio, c'è anche l'Alfa 155 DTM. Ma tecnicamente nella realtà con le GT3 non ci azzecca un cazzo. Infatti quando quelle auto le usi online c'è il BDP, bilanciamento prestazioni. Adesso non so se la DTM lì l'hanno inclusa nel gruppo 3 o 4, ma non mi ricordo. Ma poco cambia, cioè cambia la categoria, ma la sostanza è quella. Qui parti ultimo, quest'auto rispetto alla Viper che parte in prima posizione ha 180 cavalli in meno, capisci che quello se ne va. Non la puoi usare stock, raga, è impossibile. Cioè, provate, poi magari riuscite. Io ho provato sia normale che a difficile con questa e con la nuova Subaru, ma se non le modifichi non sa da fare,
Adesso non ho messo difficile perché Non mi metto un po' alla guida, quindi meglio non esagerare. Scusate per il taglio. Comunque non c'è il riposizionamento, eh. Adesso non so se è stato disabilitato. No, vabbè, finché tagli così. Beh, oddio, uno può arrivare anche tanto lungo e taglia tutto, per sbaglio. Io non metterei il riposizionamento. Metti le penalità piuttosto. In realtà se uno li va lungo sfrutta la via di fuga. Gli danno una penalità e buona, capito? Ok, abbiamo giri restanti 1,6. Siamo a 6 secondi di distacco. Ripeto, difficoltà normale. Auto non originale, perché gli abbiamo messo il turbo. Regimi medi. Poteva mettere pure regimi elevati, ma no, ne dava troppi. Già ne dà tanti così e l'auto è rovinata, perché rovini l'esperienza dell'auto reale. Ma purtroppo, non essendoci il bilanciamento prestazioni, se vuoi utilizzare queste auto vecchie le devi modificare. Subaru, tra l'altro, quella nuova messa, che ha 490 cavalli su per giù, dovrebbe essere l'auto gruppo 3 più debole del gioco. Me la piazzi in queste gare, non c'è il bilanciamento prestazioni, dove vuoi andare? Non vai da nessuna parte, non vai. Ok, un altro giro riusciamo a farlo. Occhio alla staccata. Il primo è quello con la Viper, vi rammento. Cazzo, niente. Ci siamo girati. Questa è la potenza in più che ti dà il turbo. I punti di staccata cambiano. Non ci puoi fare un cazzo. Più avanti proveremo una nuova Subaru che hanno messo, ma anche lì la dovremo potenziare, perché sennò non ce la fai. Cioè, almeno io ho provato e in questi giorni che non sono usciti i video, prima di assemblare il PC, avevo provato un po' a registrare, perché un po' di tempo libero l'avevo trovato, ma continui a fare tentativi su tentativi. Ci sono stato un'ora e mezza con la Subaru, ma neanche a normale ce la fai con l'autostock, raga. È troppo inferiore alle altre auto. Anche se prendi bene tutte le traiettorie, non ce la fai. Adesso ci dobbiamo fermare. Che dite, approfittiamo, mettiamo le morbide, eh? No, vabbè, dai, sta andando bene, però. No, le gomme le cambio, perché quelle dietro sono già a metà sua. Ah, esce pure lui. Ok, vai. E medie, dai, va bene, va bene. Ah, lui usa le dure. Vabbè, parti primo con l'auto più potente. Onesto. Quanto ci metto? L'auto è bellissima comunque, eh. Più avanti magari la riproviamo anche senza modifiche. Faremo magari qualche gara. Vabbè, che tanto probabilmente uscirà la possibilità di usarla anche online, eh. Lì c'è il bilanciamento prestazioni, più o meno. Qualcosa fa. Ah, è già uscito lui. Che abbiamo dietro che non si vede? Lo specchietto è coperto. Adesso anche le inquadrature della fisca, ma saranno cambiate. Cercherò di rimetterle più uguale possibile, ma avendo spostato tutto l'inquadratura non sarà mai identica. Eccolo.
1,46. Vabbè, 1,47 in realtà. Occhio alla staccata. Sì, ho staccato un po' prima e direi che ho fatto anche bene. Riusciamo a prendergli la scia, eh? Sì, 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 riusciamo, riusciamo. Cambio manuale sequenziale, naturalmente, eh? Questo ve l'ho già detto, mi ricordo. Questa auto è talmente bella da guidare, li mortacci tua. Mi dimentico pure. Vi metterò naturalmente il replay esterno, per un'auto del genere. Bella. Ne voglio altre di auto di questa categoria di quegli anni, eh. E ce n'erano parecchi su, su Gran Turismo 6. No, raga. Ho usato il cartello dei 100 metri. Gioca su un televisore 20 pollici che non arriva manco al full HD. Dopo mi dici se le staccate le riesci ad azzeccare. È facile dire, no amiche io non sbaglio. Minchia, poi gioca sul 50 pollici 4K. Il cartello delle staccate lo vedete prima che venga renderizzato con quei televisori. Ma tempo al tempo me lo faccio pure io. Il mese prossimo dovrebbe uscirci la postazione, eh? Solo che il televisore che ho visto è l'LG C1 4K HDR 10 OLED. Costa circa 800 euro, quindi tutto insieme da comprare è infattibile. Però almeno la postazione. Tanto la postazione alla fine la compri una volta. Se ne compri una di buona qualità, sei sicuro che non la cambi più. Siamo primi. La gara la faccio integrale, anche se siamo già primi. L'avevo provata difficile, ma non riuscivo a prenderlo il primo, raga. Stessa macchina, eh. A difficile non riuscivo. Qua invece l'abbiamo già preso. È stata abbastanza semplice. Questa già meglio. Siamo saliti male sul cordolo. Però la staccata sembrava pure buona. Occhio qui, eh. Buono, buono, buono. Sì, sì, la riproveremo più avanti. Senza il turbo. Gli dà troppi cavalli. E la rovina, ma... Quando dico la rovina, non è che dico che è inguidabile, brutta, però... Ok, non è un simulatore, però in ogni caso non la stai guidando con i cavalli che ha nella realtà. È quello il problema. Ripeto, non è un simulatore, però comunque sai, un'auto da corsa la voglio guidare com'è nella realtà. E naturalmente con un prossimo aggiornamento, oltre ad altre auto da competizione, mi aspetto anche qualche modifica alle piste. Tipo Monza ancora non ha la configurazione notte. Scusate, sono uscito. Cioè non puoi impostare Monza di notte, raga. Cioè è ridicolo. Non puoi. E non c'è neanche la pioggia a Monza. Cioè c'è su le piste inventate, minchia, non c'è su Monza. Vado lungo, vado lungo. Sì. Sound è pazzesco. No, no, difficoltà difficile non riuscivo, raga. Non riuscivo. C'è anche da dire che riprendendo il gioco
dopo giorni interi non riesci a rimanere abituato. Quello influisce tanto, influisce. Autostock, ripeto, non ce l'ho fatta, no? Perché se dico non ce la fate, magari c'è qualcuno che ce la fa. Non riesco, raga, ho provato con le auto originali, è completamente infattibile. Poi parti comunque con un distacco di 30 secondi quasi, l'auto meno debole, stavo andando a puttane. Occhio, vabbè che sono 21 secondi. Vabbè, in ogni caso, anche se l'abbiamo vinta abbastanza facile, diciamo che ci siamo goduti anche la macchina, Mannaggia il turbo. La rovina l'auto, il turbo, raga, avete visto? Questa è molto guidabile. Lo è anche così, ma con l'autostock vi assicuro che si guida ancora meglio. Comunque va bene, prima posizione. L'intelligenza artificiale ancora non è abilitata nell'uso né dell'auto che ho messo io, perché non ne vedo neanche una, né della nuova Subaru. È strana sta cosa, 147.000 crediti, abbiamo 14 milioni da parte, appena escono auto d'epoca... Qua si spende, raga. Ok, quindi questa gara qui a Monza l'abbiamo completata. Faccio un attimo un salto nel mercato auto leggendario. Tra l'altro, vedete, sto mettendo da parte tutti i biglietti della sfiga, perché di sfiga si tratta, siamo a 17, ci faremo un video dedicato. Vedete, sto comprando tutto. L'unica che non ho comprato è questa Chevrolet. Per carità, bellissima come auto, però visto che ancora non mi dai scadenza, magari preferisco aspettare ancora un pochettino. È già uscita da parecchio rispetto a quando starete vedendo questo video, però voglio ancora aspettare, non vorrei che poi mi esce la Ford Mark 4. Non ho tempo per farmare crediti e me ne costa 20 milioni. Per carità, farmi 800.000 in 20 minuti, ma non c'è il tempo, signori, non c'è il tempo. A parte questo, ragazzi, spero che questo video su Gran Turismo 7 vi sia piaciuto. Vi ho spiegato anche un po' le tempistiche, tutti i problemi che ho avuto perché non sono usciti video. Quindi spero di essere stato abbastanza chiaro. A parte questo, io come sempre vi ringrazio per tutto il supporto e ci vediamo al prossimo video.